stiamo andando a fare un po' di shopping e a respirare un po' di aria natalizia milanese, perché andremo in uno degli eventi più tradizionali di Milano, che è il mercatino degli Obei Obei, che viene organizzato in onore del patrono di Milano, che è Sant'Ambrogio. Accesso bloccato, ma sono tutti accessi bloccati. La fiera degli Obei Obei credo che duri 4 giorni e si trova esattamente qui a Piazza Castello, nella splendida cornice del Castello Sforzesco, ed è un'ottima occasione per comprare il regalo perfetto per Natale oppure respirare semplicemente l'atmosfera natalizia milanese. Il nome Obei Obei deriva dalle esclamazioni di gioia dei bambini milanesi che accettavano di buon grado i doni dell'inviato papale Giannetto Castiglione. L'espressione lombarda Obei Obei si traduce in italiano come o belli o belli. La fiera è gratis, però quanto shopping faremo? Ci siamo resi conto che forse abbiamo bisogno di Vineritto. Prelevare soldi. Perché sì, magari non accettano carte, dato che sono bancarelle, non lo sappiamo, però siccome abbiamo fatto tutto il giro, magari evitiamo di farne un altro, andiamo a prelevare i soldi e poi insomma vedremo se accetteranno contanti o carta. Comer? Stiamo scomer? Abbiamo bisogno di mangiare. Ah, bene. Sportello guasto. Molto bene. E sportello guasto 2. Bene. Non ce n'è altri? Ok. Cioè, attaccati al tram. Non è possibile. Sta diventando un incubo. Non riusciamo a prelevare soldi. Due banche non riusciamo a prelevare soldi. Non ho capito se tutti quelli che sono andati alle Obei Obei hanno ritirato i soldi, quindi le banche sono tipo a zero, o se siamo sfigati noi. Piccolo problema che non mi ci entrano i soldi. Dove? Guarda. Non entrano i soldi in portafoglio? Non ti preoccupare, dali a me. Ciao. Benvenuti di nuovo agli Obei Obei. Dopo aver fatto tipo 100.000 giri per cercare contanti, ce l'abbiamo fatta e sicuramente accetteranno solo carta di credito. Fa un freddo, le mie mani sono... Boh, che colore sono? Non riesco più a muoverle. E tu dirai, mettiti i guanti. Che guanti non riesco a filmare. E il mio cameraman oggi non ho voglia di lavorare, quindi... Sciopero oggi. Sciopero. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare, per favore. Ce l'abbiamo fatta. Salute. Negli Obei Obei puoi trovare qualsiasi cosa, dalle pietre tutte colorate, a diversi tipi di calendari, a decorazioni natalizie di ogni genere. Ma soprattutto tanto cibo. Vabbè, dai, io voglio una frittella. È mia. Teo ha comprato anche questo. Che cos'è? Per la doccia, e cioè? Per la ventola, ciacola che ti stoppa e ti regola il coso, acciaio, con il laser, c'è il filtro qua, che dura 3 anni.
Sì. E cosa fa sta roba? Boh, per la doccia. Guarda. Come spendere soldi? 10 euro, la ganga. Abbiamo comprato un sacco di cose, però non tante. Manca ancora. Manca. Io voglio le castagne con il vino. Panzerotto. Anch'io lo voglio. Un morsettino. Oh, è bollente. Ma come fai a mangiarlo te? È bollente veramente? Amateur. Ovviamente non potevamo dire di no. Al torrone. Aio. Al torrone. Ce l'hanno fatto anche assaggiare, ovvio. I miei compaesani. Amore. Speriamo che comprare i calzettini di salacci. No, ti prego. Guarda questi. Che figli. Oh, che bei malini. Facciamo queste e queste, va bene? Vai. Ok. Anche io voglio le calzettine, non solo le loro cinghie, anche te. Le pantofole. E poi due vin brûlé. Grazie. Da 3 euro ciascuno o da 5 euro ciascuno? 5. Quanto è grande? Quanto è? Grazie. Questo è da 3 e questo è da 5. Per me va benissimo da 3. Per me anche. Ok. Grazie. Grazie. Questi qua sono vostri, eh? Ok, perfetto. Le prendo subito. Questo per lei, perfetto, grazie mille, gentilissimo. Fate con calma, senza fretta. Grazie. Ottimo, grazie, gentilissimo. Altrettanto, grazie. Dal caldo. Non avevo tomato questa cosa, vino caliente in mia vita. Ecco, questo qua è il famoso. Questo tremolo freddo. Vin brûlé o vin brûlé. Vin brûlé. Non so come si pronunci, però vin brûlé è vino caldo praticamente. E le castagne sono qua, però c'è talmente tanto freddo che non riesco a muovermi. Cheers. Cheers. E vino caldo. È vino. Wow. È solo che è vino però caldo. Wow, è è acido. È buonissimo. Amaro. Amaro. È buono. E grazie perché strano. È caldo. Ma per quello sì, almeno è caldo. Una castagna. E qua c'è la bustina per mettere le bucce. Tutto smart, tutto pensato. Silvia che trema. Sì, perché fa freddo. Va bene. Allora, un pezzo di castagna a Teo. È un pezzo di castagna. Questo video di mangiare. Praticamente abbiamo sempre mangiato. Titolo del video: come mangiare a Milano. Come mangiare a Obey Obey. Cosa mangiare gli Obey Obey? Beviamo un po' di vino caldo, va. Parlano. Che ricco. Abbiamo il nostro vin brûlé, abbiamo mangiato come dei disperati, c'è un freddo esagerato, quindi se vuoi venire agli Obey Obey devi assolutamente vestirti. Porta qualche contante, anche se praticamente quasi tutti accettano la carta di credito, quindi noi abbiamo girato inutilmente, giusto? Sì. E niente, vuoi aggiungere qualcos'altro? Visitas! E questo è tutto quello che abbiamo preso. Oh, le calzine di Chiki. Dai, scendi. Chiki. Si è dimenticato che ha le calzine.
aspetta. Yeah, aiuta a chitarsi le tue sette. Dai, Dori, ti aiuto. Dori. Una, due.